Caccia dintorni, sempre sulle tracce della passione. La passione ci ha portato in montagna, qui nei boschi di Bione, per la 12ª edizione della Regina del Bosco. Siamo con Salvatore Veccia, è l'organizzatore di questa manifestazione, insieme ad altre persone ovviamente, presidente del Club della Beccaccia Val di Bresciane. Salvatore, siamo arrivati alla seconda giornata di questa 12ª edizione. Sì, questa è la seconda giornata, però facciamo un flash sulla prima giornata, che è andata abbastanza bene, ma non quanto come ci aspettavamo. La prima giornata che abbiamo fatto le solite le 9 zone classiche, e abbiamo proprio in questo posto, in questa località, abbiamo avuto due cani a punto importanti, primo eccellente e secondo eccellente, tra le altre il primo eccellente di batteria è un certo Varnicattini, che ha già vinto un'edizione, quindi si è già portato un momentino avanti per delle more di potersi accaparrare anche il secondo titolo. Adesso ci troviamo sui meravigliosi piani di Lo di Bione, dove qui si disputeranno anche zona di Beccacce. Zona di Beccacce. Zona meravigliosa di Beccacce, scelta ad hoc. E qui adesso è partita i primi della batteria, sono nei boschi, non abbiamo ancora notizie di incontri, ma siamo certi che prima che termina la giornata sicuramente qualche incontro ci sarà. Ci auguriamo che tutto vada bene, ci auguriamo soprattutto che il tempo tenga, perché come si vede, che Giove Pluvio ci dia una mano. Ci dia una mano, perché come abbiamo visto che stamattina non era un buon viatico l'acqua e il vento che ci ha accolti quando siamo arrivati. Però adesso la questione è cambiata, pare che tiene bene, i cani sono partiti. Cito i secondi punti, stavo facendo un flash sulla prima giornata, abbiamo avuto anche un primo eccellente di batteria a Treviso Bresciano e abbiamo avuto un molto buono a Zone. In vero le Beccacce sono state trovate un po' in tutte le località che abbiamo dove si è svolta la manifestazione, dove abbiamo svolto le prove, però non sono state sfruttate gli animali trovati. Ci auguriamo che oggi vada meglio, in bocca al becco a tutti quanti, e quindi aspettiamo previsto, per il pomeriggio. È già previsto il barrage? È previsto il barrage, è già in corso il barrage, perché abbiamo già due primi di batteria. Se ci dovesse essere qualche altro eccellente, lo disputerà, aggiungeremo ai due primi di batteria della prima giornata gli altri primi di batteria di oggi. Mentre il secondo di batteria, che è stato domenica scorsa qui a Bione, andrà in coda a tutti i primi di batteria. Quindi la classifica di fatto verrà estesa solamente al termine di questa giornata. Bene, a questo punto ringrazio Salvatore Veccia, ma ora vi lascio alle immagini della 12ª edizione della Regina del Bosco. No, ma quest'anno ci sarà da se fai il punto oggi è in classifica, non è in classifica. Almeno noi ci auguriamo che il punto lo faccia, insomma. Anch'io, come mi auguro che tutti quanti voi avete, ma non è tanto per il punto, è la grandissima soddisfazione che si ha quando il proprio cane ti porta proprio all'incontro, perché la Beccacce non la troverai mai se non hai l'animale davanti che è capace di andarla a scovare. Questa è la cosa meravigliosa ed è un'emozione intensa, enorme, immensa tutte le volte che ognuno di noi trova la Beccacce. Non è che dice è il solito animale, è il fagiano, è l'altro, che so io. No, la Beccacce è proprio un capitolo a sé. Non per una favola chiamata a sé la regina, stare. Ma è proprio questa sua figura che la fa grande, proprio questo mistero che la avvolge, che la rende così immensa a noi cacciatori di Beccacce, vero ragazzi? Poi in questo habitat è impossibile non trovarla, vero? Più bella di così, veramente, veramente, questo è meraviglioso. È bello il posto, veramente. E qui alla partenza, mentre si scaldano i motori, ritroviamo Daniel che ha vinto l'11ª edizione della Regina del Bosco. Sei pronto per ripeterti? Speriamo, sì. Sempre con Boban? Con Boban. È già pronto anche lui
Ma è la prima volta che vieni qui? Sì, è la prima volta. Quindi non conosci benissimo la zona. No, però il posto è magnifico. Però il campione deve riconfermarsi. Speriamo. Ti temono tutti qui, Ah sì? No, allora andiamo da Diego che è il maestro. Sì, maestro, anche lui è un alunno un po'... Sì. Non capisce, è duro. È stato il cane allora a far tutto. Sì. È stato Boban. Difatti, se era Boban è finito l'uomo. Sì. Però vedo tanti ragazzi. Sì, speriamo che ne vengano su ancora di ragazzi, altrimenti gli anziani qua cominciano a sostituirli. Sì. Ma chi è del posto di voi? Nessuno. Quindi tutti ragazzi giovani. Con che cane partecipi? No, io non partecipo. Non partecipo, anche abbiamo trovato quello che non partecipa. No, lui è accompagnatore. Tu invece? Io con Tom, col cane lì. Con quello lì? Sì. E tu invece? Io Zach, un cucciolone. Altro partecipante? Sì, io partecipo. Condor, il mio cane. Prima volta che viene qui? No, sono già venuto un'altra volta. Ecco, allora ci descrivo un attimo l'habitat della zona. Beh, l'habitat di là troviamo tutti i pini. Infatti chiamate la paghiera di Bione questa qui. E niente, qui c'è una bella conca dove comunque le beccacce ci possono stare. Anche se siamo un po' avanti con la stagione. Ma questa settimana ho sentito che ne hanno trovate qua, eh. Sì. Sì, i censimenti sono andati bene. Tutti pronti per partire? Tutti pronti. Tutti pronti. Va bene, allora seguiremo queste batterie. Giù. Sì. Grazie.
Lega il cane, Graziano, grazie. Ho visto Condor di Graziano Antonelli, un buon cane, un soggetto che sa cosa deve fare, come deve cercare, con una buona cerca, delle buone aperture, ben collegato, perché a fare questa caccia lo sappiamo tutti, che non bisogna far casino, fischiare, chiamare, ma il cane deve essere collegato, lui deve essere collegato il più possibile al proprietario, non deve il proprietario andare sul cane, ma il cane venire sul proprietario. Comunque ringraziamo dottor Graziano, perché complimenti, ho avuto piacere di vedere un buon cane. Grazie. Se vai giù dietro che sei pieno, arriva le macchine. E non due chiesto. Capola due chiesto, qua non si dà il bambino. Fa il bambino c'è per. Con lo tempo scuote c'è un fronta. Un paio di solino. Il silino. Se sei pronto, facciamo un giro così. Iniziamo, non... esatto. Ma le paghiere a lei, non potete andare con la lincia aperta. Va bene, allora molla il cane, facciamo quella sponda lì, quando rientra andiamo su, prego, senza chiamarlo tante volte. Va bene, va bene. Campano. Meno casino facciamo, meglio. Prego. Il prossimo ca, dai. In bocca al lupo. Grazie. Andiamo, andiamo. Abbiamo visto il sesto turno, un cane soggetto giovane, ma con già buone speranze, perché cerca ben metodica, bene in mano, senza mai chiamarlo, il cane faceva passare dei punti dove si poteva trovare la regina. Comunque un cane, come ha detto il proprietario, che è giovane ma con già buone qualità. E devo dire che oggi sono contento di giudicare questa gara, perché ho visto dei giovani che almeno noi vecchi abbiamo le porte aperte,
dando spazio a questi giovani con questa grande passione che è la migliore che ci sia. Ah, sì. Ti ringrazio. La ringrazio. Alla prossima. Chiama il concorrente. Ha chiamato, soggetto. Dobbiamo passarci appena appena che... Giovane. Viaggia bene per avere 11 mesi. Grazie mille. Grazie. Ciao. Mille. E vai avanti così, che bisogna essere giovani e non avere il coso dal bar, non bar, droga mia droga, questa è una droga giusta, te lo dico io, questa è una droga giusta, qua non ti fai del male, anzi ti fai del bene. La ringrazio. Ciao. Posso chiamarlo? Molto bella, per te da febbraio non avevo subito il terracinto. Fammi tirare la faccia. Se no ti giro. Questa è la mia due. Questa è la mia due. Non puoi girare. Stavo in toccando a dire. Ma con che non sono un dito a tutti. Anche dritti. Fino che non la vediamo. Ma lì bisogna stare qua, a giusti, ora sempre sul posto, per allarga il cerchio, allarga il cerchio, la bassina in largo di 150 metri, la tua per trovarla, c'è la vecchia. Lì,
Allora siamo al settimo turno, la cagna Lea del signor Ghidini, una buona cagna, buona mentalità, bene in mano, buono il collegamento, abbiamo vista ferma, purtroppo si vede che la regina non c'era più, ha dato quei polpettini di coda sulla pastura, ma comunque ha dimostrato di essere un buon cane di caccia, un buon cane che sa il fatto suo, sa dove andare a cercare e cosa fare. Purtroppo non abbiamo avuto l'incontro. Alla prossima. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Facciamo tutta questa zona. Andiamo su qua, diamo un'occhiata qua, ma andiamo sul canale senza andare noi. Veniamo giù, facciamo quel crinale lì. Andiamo giù. Quando è pronto, sganci il cane, in bocca al lupo. Speriamo di un buon incontro. Dai, Vita sono bene. Buono, partito bene. Poi dice che ho 100-300 vacati. No, ma con queste 15-20 all'anno. Wow, bravo. Ehi, ferma. 15-20 all'anno fa le giuste. Fa le giuste. Poi se fa le alero che pam pam. No, no. No, che sono mio. No. Se no l'etica, la nostra etica che è la migliore, la stiamo distruggendo. Ne posso che ne viene l'amore mia, se la vedo, magari. Mandalo giù che non ha ancora. Andiamo giù. Tom? Io che guarda. Comunque come girati? Non so uscire. La guida di messa la fatta. Dai, io che guarda. Anche sull'ottavo turno abbiamo visto un discreto soggetto con buona cerca, buon metodo, la cerca di giuste aperture. Purtroppo nel finire del turno ho visto un po' di cedimento del cane, non so perché sarà, perché è poco allenato, ok, però ha calato di come si dice, di andatura, ma sempre convinto e concentrato su quello che stava facendo, su quello che cercava, cioè la regina. Sono di nuovo contento perché anche questo concorrente è giovane e in più mi ha detto che ha un'etica giusta per questa caccia. Non gli interessa il numero delle beccacce, le 50, le 100, come dicono qualcuno, 7 o 8 all'anno, ma fatte giuste. Veramente col cane in ferma, allora questa è un'etica che dobbiamo salvare, se no la caccia, se andiamo solo per fare il numero, per noi la regina la stiamo distruggendo, non cacciando. Ti ringrazio, grazie, arrivederci, andiamo.
so. Ovan! Che ritmo c'è? Buono Daniel, lega! Bravo Ovan! Allora, Ovan. Cosa diciamo di Ovan? Siamo quasi al top, non dico al top perché il cane al top non c'è, però qua siamo quasi al top per mentalità, ritmo e tipo di cerca e collegamento. Purtroppo in questa occasione, in questo turno si può dire, non in questa occasione, in questo tipo di gara manca l'incontro. Se un cane così andava all'incontro per me era alla massima qualifica. E devo fare i complimenti all'amico Baglioni. Grazie. Per il buon cane che c'ha e un altro giovane che si dedica alla caccia e alla beccaccia, che per me è la più bella caccia che ci sia. Grazie. E forza giovane. Grazie. Sono le 3 del pomeriggio, si sono conclusi i turni qui di Bione della 12ª edizione della Regina del Bosco, si sono conclusi anche i richiami, adesso una piccola pausa ristoratrice e poi ci ritroviamo per il barrage finale. Grazie agli amici di Bione per l'organizzazione e per i bei posti che ho vissuto stamattina a giudicare questa batteria. Un doveroso ringraziamento va agli accompagnatori che si sono veramente impegnati per farci trovare questa regina. Purtroppo l'abbiamo trovato 2 o 3 volte i cani in ferma, ma lei non si è mai fatta vedere. Ringrazio i concorrenti per la loro sportività e per la bella giornata che mi hanno fatto passare, perché veramente mi sono divertito a giudicare. Mi sono divertito perché ho visto un bel lotto di cani, ma veramente, non per toglierne o metterne, però un bel lotto di cani. E il secondo cosa che mi ha fatto divertire di più sono i giovani che si sono veramente avvicinati a questo sport, che è la caccia. La caccia alla beccaccia, che la caccia alla beccaccia, ragazzi, non è una caccia qualsiasi, una delle più belle cacce. Per me, dopo magari per gli altri no, perché ogni caccia, ogni cacciatore ha la sua passione, però per me la regina è la regina. Per me è la migliore caccia. 3 cani che se facevano il punto andavano all'eccellenza. Igor del signor Bianchini, Ovan del signor Baglioni e Condor del signor Antonelli. Igor, un cane sempre al filo del fuorimano. Un cane impetuoso, un cane con una cerca molto, però un cane che mi ha fatto vedere
sticche pasta che hai fatto di come va a cercare l'animale, però sempre sul filo diciamo non dal fuorimano, perché veniva anche il cane, ma un cane che ha mentalità, spazia, però complimenti al signor Bianchini. Boban lo conosciamo tutti, uno che ha già vinto due volte la Regina del Bosco, un cane che sa il fatto suo, un cane con mentalità, collegamento, adattamento al terreno, se c'è pulito apre, se c'è un po' di bosco rallenta, ma un gran cane. Complimenti al signor. Condor del signor Antonelli, un cane non impetuoso, ma un cane che sa il fatto suo, cerca metodica, tappa passare i puntini, non un cane irruente, un cane abbastanza tranquillo, ma con mentalità e con cerca adattata ai terreni, adattata a cercare l'animale. Un cane, non so, un cane diciamo che fa il che sa il fatto suo, che sa cacciare, un cane in mano, molto collegato, non occorre dirgli su e giù, sa dove fa passare il terreno, dove può incontrare la regina. Comunque un grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Allora adesso facciamo il sorteggio dei tre cani che sono i primi di batteria. Che giudicherà? Sono cinque giudici, ogni giudice darà il punteggio che crede dei tre cani. Il miglior punteggio vince il 12° trofeo la Regina del Bosco. In bocca al lupo per i tre. E i tre giudici sono Lucio Bovei, Belli Francesco, Gaspari Renato, Lucignoli Emilio e Zizioli Renato. Roberto. Roberto. Chi tira su? Per chi deve partire per primo? Non sei il primo della manovra. La signorina lei. No, di parte lei. Dai, non puoi rimanere. Ciascuno, dai. Hai il terzo non serve. Femmine, fate le femmine, dai che le porti tutti. Adesso non serve. No, di le femmine. Se su Same dopo che è la terra. Gino! Con Bella! Gino è mia terra. Ora, che giudici? Chi fa il capo giuria? Renato. Renato? Ora. Renato decide quando chiudere il turno. Tagaldige, esatto. Tagaldige Talur, sì. Decidiamo di chiudere il turno. Chiudo il turno. Non suono. Suono. Sì. Chi riterrà di star dentro, farà il compagno di coppia a Zara. I cani, per favore. Questa è la posizione giusta. Uno, quando mi metti lì la posizione giusta. La tirino fa già già, lui adesso lo chiede il metro di dentro, qui ci viene il metro. Allora, una cosa da dire, siamo in coppia, anche se è una firma in bianco, l'altro deve consentire. Se non consente, firma e consente. L'importante è non andare a coprire il cane. Se firma non consente. Sì, quello lo vediamo anche noi, non è un problema. Quello più corto è destra e sinistra, che quello più corto parte a destra, quello più lungo parte a sinistra. Mettiamo il campano, non mettiamo niente. Non ce l'ho io. Campano obbligatorio. Marliga a sinistra e lì a destra. Chiede anche, fai parte di parte. We'll be right back.
state uniti, turno di coppia. Oh, quelle dica, puntiamo. Puntiamo verso il bosco e i cani si devono rispettare. Siamo pronti? Andiamo. Dai voti per favore. Vieni, 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 bella, bella. Sì, ma oggi fuma fa il compagno di coppia. No. A che lì? La parola a Renato Gaspari. Ok, allora, dodicesima edizione del Trofeo Regionale del Bosco. L'abbiamo barrage, l'abbiamo effettuato qui nella zona di Bione. Di Bione, un terreno magnifico dove i cani hanno potuto esprimersi al meglio. Tre cani all'eccellente, che erano il Gino, la Bella e la Zara. Un ringraziamento ai miei compagni di giuria, esperti giudici, che assieme abbiamo dato i punteggi. Alla fine concordi,
pertanto abbiamo stilato il vincitore, il secondo e il terzo. La prima coppia era il Gino e la Bella, due cani già menzionati e qualificati. Nel turno il Gino è stato, come cerca, qualità e ispezione nel bosco, il migliore che vince la prova. La Bella è anche lei una cagnina vogliosa, il movimento e portamento ne risentono. Il Gino, come ho detto prima, si è impadronito dal bosco, la Bella è uscita, pertanto abbiamo dovuto chiudere il turno. La Zara è pur eccellente nel turno di qualifica, purtroppo non si è espressa nello sgancio e pertanto abbiamo dovuto retrocederla. Con questo vi ringrazio, alla prossima. Vince il Gino di Marniga. Bravo. Al secondo la Bella e al terzo la Zara. Ecco. Grazie a tutti. Vince la 12ª edizione della Regina del Bosco Attilio Marniga con Gino. Complimenti, bravissimo. Grazie. Sei andato al barrage, vuoi raccontarci un po' come è andata questa due giorni? Oh, è andato tutto bene. Domenica scorsa il cane è andato appunto nella località di Bione, ha fatto un bel turno e su qua in cima, su quelle creste qua. E oggi è andato allo sgancio, è andato forte anche oggi, è stato menzionato e cane tutto bene, dopo il barrage ci vuole un po' di fortuna. Una bella soddisfazione. Sì, aveva già vinto 3 anni fa il cane. Sempre la Regina del Sempre Bosco. Sempre la Regina del Bosco, è una soddisfazione in più, l'anno scorso aveva fatto il 5º posto. E quindi è un veterano. Sì, sono contentissimo e penso che sia a fine carriera, 9 anni il cane, e penso che le soddisfazioni me l'abbia dato. Grazie.